E benvenuti, benvenuti sul mitico, intramontabile, inimitabile, unico TG Giallo Rosso Story. Un format che è entrato nel DNA dei tifosi del Catanzaro Calcio da ormai tantissimi anni e che racconta le storie e le gesta di una squadra che è l'emblema della nostra regione per la sua storia, rappresentando nel mondo calcistico un orgoglio infinito, senza ovviamente togliere nulla alle altre squadre calabresi. Voglio ricordare un ragazzo che aveva solo 27 anni, Nando Ianni, e ci ha lasciato 38 anni fa. La sua morte avvenne in un caldo pomeriggio di giugno, su un campo di calcio, precisamente a Marcellinara, in una partita di un torneo amatoriale. Quell'evento all'epoca scosse tutta la comunità del quartiere stadio, e non solo. Perché Nando, oltre ad essere conosciuto perché la sua breve vita la dedicava allo studio e al calcio, tutti gli volevano bene. Nando, abitando a due passi dallo stadio, era chiaramente un grande tifoso del Catanzaro, che seguiva in casa e in trasferta quando poteva. Era un giocatore di calcio eccezionale, le sue doti tecniche e realizzative erano enormi. Nei tornei dilettantistici primeggiava sempre nelle classifiche di cannoniere, realizzando reti a valanga contro qualsiasi avversario. Una classica potenza della natura. E proprio per questo la sua improvvisa morte, per un malore improvviso causato da una malformazione all'aorta, lasciò tutti basiti. Nando poteva tranquillamente giocare in categorie importanti. Tante erano le richieste e le prospettive di un'importante carriera erano concrete. Ma volle rimanere sempre e solo alla Kennedy, che a quell'epoca lanciava calciatori nel calcio che conta. Lui non vuole allontanarsi dal suo quartiere, perché la sua missione era insegnare calcio ai ragazzini di allora. Ragazzini che adesso sono uomini e che ancora oggi lo ricordano, con stima e affetto. Lui fu l'artefice della nascita della Folgore, una squadra del quartiere stadio dove tanti ragazzi, grazie alla passione di Nando, avevano momenti di svago e di socializzazione che a quei tempi erano importanti per non sbagliare strada. Il calcio per lui non era solo sport, era amicizia e se ancora oggi parliamo di Nando Ianni è perché il suo è un ricordo indelebile che deve essere ricordato per sempre. Sono a Basilea da mio figlio e purtroppo non sono stato allo stadio, ma il mio cuore era lì con voi. Ho visto la partita in TV e devo dire che non meritavamo di perdere. Purtroppo il calcio è anche questo. Non sempre vince la squadra che gioca meglio. E poi, consentitemi di dire che quando alcuni arbitri detti internazionali fanno sempre le prime donne, soprattutto a Catanzaro, oasi di pace, serenità calcistica, stile e competenza, mi sorgono molti dubbi sulla loro onestà intellettuale. Tanti presidenti si piangono prima di ogni partita. Sarebbe ora che il nostro grandioso presidente Noto si faccia sentire in Lega, non per favoritismi, ma per un calcio che dia credibilità. Ragazzi, siamo in una botte di ferro, abbiamo un grande presidente, una grande tifoseria e soprattutto una storia che parla da sé. I latini dicono «sursum corda», ovvero in alto i cuori.
e sono sicuro che con la passione, l'amore che abbiamo per questi colori avremo grandi soddisfazioni. Il tempo è galantuomo, amici miei. Forza, magico Catanzaro. Ad maiora semper.
Lotta insieme a noi e vincerai. Dagli anni passati Lega Pro. Tiro che respingi un po' ti ha rete. Thank you.
Ripartire subito, senza fare drammi. Una sconfitta che ha il sapore della beffa. Ma la Serie B è anche questa. Il mister ci aveva avvisato e oggi è stata la prova. Il Catanzaro meritava la vittoria, ma la traversa di Ambrosino alla fine ed un arbitraggio scadente che ha permesso il gioco falloso del Modena gliel'hanno negata. Sicuramente non si può rimproverare nulla ai ragazzi, che ce l'hanno messa tutta e solo per gli episodi usciamo sconfitti, ma sempre a testa alta. Le aspettative sono sempre alte per un inizio di campionato strepitoso, ma si deve ricordare che la Serie B è un campionato molto difficile e solo l'esperienza di queste partite può permettere di far crescere questo gruppo fantastico guidato da un grande mister. Perciò non abbattiamoci e ripartiamo subito da Venezia, dove ci attende un grande avversario.